Nel bacino, la tubercolosi si localizza prevalentemente a livello dell'articolazione sacroiliaca, che rappresenta il 60% di tutte le localizzazioni pelviche. Il resto è costituito da osteiti del pube, dell'ischio e dell'uro. La sacroileite tubercolare rappresenta il 4,9% della tubercolosi osteoarticolare infantile. Il punto di partenza è nel tessuto osseo paraarticolare, prevalentemente iliaco nel bambino, sacrale nell'adulto. Si distingue una carie secca più frequente ed una carie fungosa a carattere infiltrativo. Gli ascessi provenienti dall'articolazione possono essere extrapelvici, regione lombare, glutea o ischiatica, o intrapelvici, fosse iliaca interna. I primi segni radiologici sono rappresentati da una diastasi dell'interlinea, con decalcificazione più o meno marcata della porzione paraarticolare dell'ilio. Successivamente compaiono piccoli focolai erosivi che possono estendersi anche alla porzione sacrale. In questo bambino di 18 mesi, la sincondrosi sacroiliaca destra appare allargata in modo irregolare, con margini sfumati ed intensa rarefazione del tessuto osseo a livello dell'aliliaca.